Buonasera. Siamo qui oggi in questa riunione voluta dal Partito Democratico di Spoltore in occasione delle primarie del 9 marzo, di domenica 9 marzo, primarie che vedono come candidato del Partito Democratico Luciano D'Alfonso. Noi l'abbiamo invitato e lui con entusiasmo ha accettato il nostro invito e tra poco ci illustrerà, penso, la sua idea di regione, ci illustrerà i suoi programmi e cosa vorrà fare per noi cittadini d'Alfonso. Al tempo stesso abbiamo anche il sindaco Luciano D'Alfonso, Luciano Di Lorito e come moderatrice la giornalista Lisa De Leonardis. Luciano Di Lorito interagirà con Luciano D'Alfonso anche per quanto attiene il nostro territorio, il territorio di Spoltore, per vedere anche quali sono i programmi per Spoltore da parte del candidato presidente alla Regione. Io saluto tutti voi da parte del nostro partito e voglio ricordare questo, voglio ricordare che domenica 9 marzo noi votiamo alle primarie di coalizione, cui il candidato del Partito Democratico è Luciano D'Alfonso, che avrà come avversari Sel, Caramanico e l'Italia dei Valori avrà Mascitello. Ora, il 9 marzo la voce gira poco, mi sembra, perché non tutti sanno, facciamo girare che si vota. Si vota e si vota soprattutto perché noi dobbiamo portare il Partito Democratico e in questo caso Luciano D'Alfonso, che rappresenta il Partito Democratico, alla vita. Il 9 marzo noi votiamo a Spoltore e in questo momento votiamo alla nostra sezione, quindi in via Fonzi numero 15, si vota dalle 8 alle 20, possono votare tutti, quindi non solo gli iscritti, quindi tutti, fino da 16 anni in poi, quindi chi il 9 marzo compie 16 anni può venire a votare, possono votare anche i cittadini europei, residenti in Italia, e compresi gli stranieri extraeuropei che hanno però il permesso di soggiorno. Quindi noi il 9 marzo andiamo al voto, venite a votare, fate girare la voce, amici, parenti, conoscenti, così. E è importante, ripeto, perché anche Spoltore e anche il Partito Democratico di Spoltore possa legittimare la candidatura di Luciano D'Alfonso. Quindi, ripeto, si vota il 9 marzo. Sono errate quelle indicazioni che oggi non so chi di voi ha letto, le indicazioni che sono sul centro di oggi riguardano le scorse primarie. Queste purtroppo sono delle primarie un po' particolari dove ci confrontiamo con altri partiti che sul territorio sinceramente non sono molto presenti, hanno poche possibilità. Comunque si vota a Spoltore capoluogo presso il nostro circo, si paga, dalle si 8 paga, sì. alle 20 si paga? Si paga un euro. Va bene? Quindi io lascio la parola a Lisa De Leonardis e ringrazio tutti voi per essere stati qui presenti e soprattutto ringrazio da parte del Partito Democratico di Spoltore Luciano D'Alfonso. Grazie. Grazie a tutti, grazie al nostro coordinatore, al nostro segretario di settore, Tadislao Capone, e io non prenderò la parola, nel senso che non ruberò più che altro tempo, prendo la parola soltanto per darla e per passarla al nostro sindaco Luciano Di Lorito, che ha come dire, da riferirci qualcosa di molto bello, molto particolare, una riflessione sul mestiere di sindaco, che mi sembra quanto mai doverosa in un momento come questo. Luciano Di Lorito. Grazie Lisa, quindi ringrazio il segretario, ringrazio tutti voi e ringrazio il candidato presidente, speriamo il futuro presidente della regione. Io fino a ieri mi ero preparato un tipo di intervento, un po' quello standard, poi questa mattina facendo la rassegna stampa, leggendo i quotidiani locali, come
ogni buon amministratore e i quotidiani nazionali, ho letto che nel sito di Repubblica.it c'era un reportage, un'inchiesta che è stata pubblicata ieri da Repubblica e che su cui vorrei partire, perché credo che ci sia una certa connessione rispetto a temi che tratteremo stasera rispetto alle persone. Il reportage si chiama Vita da sindaci chiusi in trincea. E dico questo perché non vuole essere il solito piagnisteo del sindaco che non ha soldi, perché oramai sentiamo a tutte le latitudini della nostra Italia ripetere sempre le stesse cose, però credo che possa nascere una prospettiva, un rilancio delle cosiddette pubbliche amministrazioni di frontiera, che sono i comuni, perché noi potremmo avere, e sono certo che avremo, una coincidenza storica particolare, in quanto abbiamo un presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, che è un ex sindaco, e potremmo avere sono certo che avremo un presidente della giunta regionale ex sindaco. E perché dico questo? Perché fondamentalmente le amministrazioni comunali, che come dicevo sono amministrazioni pubbliche di frontiera, oggi vivono, e qui mi rifaccio a questa inchiesta, a questo reportage, e poi c'è un bellissimo editoriale che ci leggerà Lisa, anche da un taglio diverso dal solito comizio, se vogliamo, elettorale, dove si enunciano i programmi, ci leggerà un editoriale di Concita Di Gregoria, di Gregorio, hanno ucciso il mestiere più bello, ed è molto bello, e vedete anche discorsivo, dove oggi, e questo è il reportage, dove oggi sostanzialmente mette in evidenza che le pressioni che dicevano i sindaci, non lo dico come sindaco o come persona, ma come capo di una comunità che sta al vertice di una comunità, non si subiscono più e solo le pressioni derivanti dalla malavita rispetto alla modifica di un piano regolatore, a un appalto milionario che possa riguardare i rifiuti o un altro tipo di gestione, ma sono su questioni semplici, dove ci sono tantissimi esempi, centinaia di esempi di sindaci che vivono ovviamente l'esasperazione dei cittadini derivanti anche da una bolletta della TARES, da una mancanza di un'abitazione, da problemi che attingono ai servizi sociali, da questioni burocratiche che riguardano la pubblica amministrazione. Tant'è vero che qui si parla che c'è intenzione di aprire una commissione, un'inchiesta parlamentare, una commissione di inchiesta parlamentare rispetto a questa casistica che è sempre più varia. Ciao Massimo, buonasera. Bentornato assessore. Grazie. Assessore di Felice. E quindi rispetto a questa problematica, quindi io vorrei che a questo punto rispetto alla problematica degli amministratori locali che sono in trincea, vorrei che Lisa ci leggesse un passo dell'editoriale di Concita Di Gregorio. Ciao Donato, buonasera. Abbiamo qui presente sia l'ex consigliere regionale Donato Di Matteo e Marinella Scocco, che era presente, consigliere regionale, che era qui, e quindi invito a leggere, e poi riprendo la parola. Sì, rispetto a è stata un po' una sorpresa che mi ha fatto Luciano, veramente, questa, nel senso che mi ha chiesto di leggere per voi questa cosa, ma lo faccio con molto piacere perché sono parole che meritano davvero di essere ascoltate. Si intitola Hanno ucciso il mestiere più bello, e l'autrice è appunto Concita De Gregorio, una immensa collega di lei. C'è stato un tempo, incredibilmente recente, in cui si diceva che fare il sindaco fosse il mestiere più bello del mondo. Ed era vero. È successo così pochi anni fa che se ci sforziamo ce lo ricordiamo ancora. Nelle piccole città, per esempio, nei paesi, nei luoghi dove eravamo nati, dove certe domeniche tornavamo, c'era qualcuno che era stato a scuola con noi in un'altra sezione di un altro anno, o che era stato 20 anni fa fidanzato con qualcuno che conoscevamo molto bene, o che era il figlio dell'Amelia, la collega di nostra madre. Ti ricordi l'Amelia? E questo qualcuno adesso era sindaco.
Lo si incontrava per strada la mattina. Buongiorno, sindaco. Si sorrideva con allegria e con allegra ironia, come a dire, sindaco, chi l'avrebbe mai detto? E lei o lui sempre passava mezz'ora a rispondere, non puoi capire la bellezza di questo mestiere, il contatto con la realtà, la prossimità con le persone, la soddisfazione di essere utile, la certezza di poter davvero cambiare le cose. Guarda, la politica alla fine non c'entra. È una cosa, un'altra storia questa, se ti ci metti davvero la puoi fare, cambiare i destini. Fare bene, fare il bene, in buona fede, provando e magari sbagliando, ma fare. Qualcuno se lo ricorda? Io sì. Mi ricordo anche che era vero, che un sindaco, il sindaco di una piccola o media o persino grande città, poteva davvero rovesciare il guanto e cambiare la storia. Potrei fare esempi, nomi, ma quello che assegnò le case popolari, quello che salvò la fabbrica della chiusura, quello che fece il parco, quello che si inventò il lungomare che non c'era, quello che si gemellò con Chernobyl, quella che riscattò le terre dalla mafia. Ma sono storie di ieri, l'altro ieri. Qui parliamo di adesso. Adesso, oggi, in un lasso di tempo infinitesimale, fare il sindaco è diventata una condanna. Scusate. Una sciagura. Sono passati gli anni, siamo cresciuti e poi invecchiati. Non sono più i figli degli amici ora, sono gli amici. Sono loro ad aver affrontato campagne elettorali a dispetto di partiti ed averli vinte. Sono gente della nostra generazione, della nostra età che chiama e dice è un inferno. Hanno scommesso tutto, hanno sgominato la diffidenza e il disincanto. Hanno vinto. Bene, no? Malissimo, invece. E questa è l'origine ultima del disincanto verso la politica. Chiunque vada al governo oggi deve ricominciare da qui. I sindaci sono il primo bersaglio, il più prossimo dei cittadini. Fare il sindaco non è solo un trampolino di lancio per la politica grande, non per tutti. E fare il sindaco è stare alla pari. Se non date loro i mezzi, voi che avete le mani sul quadro di comando, se vi approfittate della loro credibilità per avere dei voti e poi chiudete l'ossigeno, state uccidendo la fiducia, l'ultima, nella politica. È questo che state facendo? E poi cosa? Attenzione, state scherzando con l'ultimo fuoco. Ripeto e ribadisco che non è il sindaco come persona, come che riguarda il suo. Io sono contento e sono anche fortunato di vivere una bella esperienza da quella attuale scultorese con tanti amministratori, e ne sono tantissimi qui capaci, e in questi mesi, in questo primo anno e mezzo abbiamo messo in campo tante energie che sono certo che riscatteranno la nostra città rispetto a un'immagine opaca che abbiamo ereditato. Ripeto, oggi abbiamo una grande occasione di avere un ex sindaco presidente della regione che sicuramente grazie a quella sua straordinaria esperienza di sindaco di una città grande che è proprio qui a fianco a noi, dove ha ottenuto degli ottimi risultati, però sa capire quali sono le esigenze dei territori. E qui passo a un discorso un po' più pragmatico, perché comunque, come sa bene Luciano D'Alfonso, io lo chiamerò sindaco questa sera, il sindaco D'Alfonso, come sa sicuramente i trasferimenti statali oramai non ci sono più, non ci sono trasferimenti statali e né tantomeno dalle regioni. Dal 2010 c'è stato una continua riduzione di questi trasferimenti, che è nascosto dietro quell'autonomia gestionale degli enti derivante appunto quella modifica del titolo quinto della Costituzione, i comuni che si devono eleggere rispetto alle proprie entrate. E questo ha creato una sorta di cortocircuito, perché più tasse, quindi più entrate, significava più bisogni nelle famiglie, sì, effettivamente un po' caldo, più ricorsi ai servizi sociali e quindi fondi insufficienti.
È qui che dobbiamo cambiare rotta e lo chiediamo, Presidente, lo chiediamo, i comuni lo chiedono, il comune, la città di Spoltore lo chiede non perché vogliamo fare cose straordinarie, ma per gestire al meglio l'ordinario di questa cittadina, per avere strutture scolastiche adeguate, impianti sportivi che siano degni di una città come la nostra di circa 20.000 abitanti. E quindi di che cosa ha bisogno Spoltore? Arriviamo. Beh, di certo tante cose ha bisogno Spoltore, ma di certo, buonasera, non ha bisogno della classe politica che ha governato la regione in questi ultimi 5 anni. Bene, di quello di certo non ha bisogno. E io sono certo che nessuno di quelli che hanno governato la nostra città si presenteranno a Spoltore a chiedere voti, perché è veramente indegno. Come la 11ª città d'Abruzzo, per importanza, mi dicono grandi istituti e multinazionali, la città di Spoltore è settima, ottava per importanza strategica all'interno di un contesto metropolitano. Bene, rispetto a questo la Regione Abruzzo non ha rivolto nessun interesse, anche quando noi l'abbiamo chiamato rispetto alle problematiche ambientali, rispetto ai dissesti idrogeologici. Noi chiediamo alla Regione, al Governo, di supportare i comuni per quei problemi più grandi di noi, le catastrofi naturali che sono sempre di più. Ho appena incontrato, c'è un residente di Viarda, uno dei tanti che abbiamo, ecco signore, che abbiamo dovuto mandare via dalle case perché l'acqua è arrivata al primo piano della sua abitazione. Sono fenomeni molto grandi, ecco perché non lo chiediamo per l'ordinario, perché siamo in grado, le risorse, ci sono tanti bravi amministratori e tante risorse sul territorio, tante associazioni che si danno da fare alla grande, quindi lo chiediamo per le cose grandi che possono interessare. E troppo spesso i comuni vengono lasciati soli rispetto a queste grandi problematiche, sono certo che questo... lo sentirai dire sindaco da un po' da tutte le parti. Di che cosa ha bisogno? Ecco, non ci sono più trasferimenti per quanto riguarda il sociale. Oggi la società vive un dramma derivante dalla perdita del lavoro e quindi non abbiamo più trasferimenti per quanto riguarda il sociale rispetto a una crescente richiesta e presso i nostri servizi sociali. Il problema della casa, delle abitazioni, è un problema catastrofico. Io ricevo più richieste per le case nonché per il lavoro, cioè è catastrofico la richiesta della casa e di quanto e non c'è disponibilità, spesso nell'interlocuzione che abbiamo con le ATER, praticamente disarmanti, enti praticamente lasciati al proprio abbandono, che non hanno più un'autonomia, non hanno più un'autosufficienza. E il problema quindi del sociale, noi non riusciamo a garantire i livelli essenziali di assistenza. E questo è un dramma, perché ne abbiamo sempre un bisogno. E poi di che cosa abbiamo bisogno? Lo dicevo prima, di che cosa ha bisogno una società che vuole investire? Di questo ringrazio il Presidente del Consiglio che ha già imboccato questa strada. Le scuole, sono certo di quanto importante è. Noi abbiamo delle grandi strutture scolastiche che devono essere completamente ristrutturate, se non addirittura devono essere terminate rispetto a questo. E poi, Presidente, e qui mi riallaccio a un discorso che oggi è di moda e che probabilmente, se salvo qualche rinvio, tratteremo anche come punto e come lo troveremo tra le schede elettorali del referendum della grande questione. Quello che manca ed è importante. Spoltore si sviluppa su due arterie importantissime, che sono la strada 602, che passa da Pescara arrivando fino alla montagna, e la 16 bis. Bene, sindaco, sono le stesse arterie di 50 anni fa rispetto a uno sviluppo che la città ha avuto, ha duplicato il numero di abitanti. E quindi quando dico questo, che cosa manca? Che cosa dovrebbe la Regione fare in questo? E sono certo, perché è ampiamente alla portata del nostro candidato presidente Luciano D'Alfonso, è ampiamente alla portata un disegno
strategico dell'intera area metropolitana, dove area metropolitana dove il scultore gioca un ruolo determinante. E lo sviluppo dell'area metropolitana deve essere fatto riguardante rispetto a un'equilibrata rete infrastrutturale che riguarda l'intero assetto, che riguardi una mobilità adeguata a questa intera area, mobilità e viabilità. E solo facendo questo diamo una risposta non a una grande Pescara, caro Luciano D'Alfonso, ma a una grande regione Abruzzo, perché non credo che solo rispetto ad una visione generale, complessiva di questa intera area dove noi ne facciamo parte possiamo dare una grande risposta. Io credo di aver trattato più temi, sono certo che il candidato Luciano D'Alfonso abbia compreso, buonasera, di quali sono tutte le... Accomodatevi, ci sono dei posti liberi. E quindi di quali sono le tematiche che riguardano i comuni e la nostra area metropolitana che gioca un ruolo importantissimo, credo è la zona più importante della regione. E quindi aspettiamo grandi risposte, sono certo che le problematiche che riguardano la nostra città sono ampiamente alla portata del candidato presidente, sono certo che saprà farsene carico e saprà dare risposte quando tutti noi daremo una grande spinta ad eleggerlo sia alle primarie come candidato del Partito Democratico, ma sia il 25 di maggio come candidato presidente e quindi presidente della Regione Abruzzo. E sono certo che la Regione Abruzzo cambierà passo, ne sono certo, e ne dobbiamo essere convinti e dare una grande spinta a Luciano D'Alfonso, presidente della Regione Abruzzo. Grazie. Bene, detto ciò, mi sembra insomma un invito assolutamente chiaro, quello fatto dal nostro sindaco, l'area di cambiamento c'è, si sente in questo momento. Dirò soltanto questo, che al termine dell'intervento di Luciano D'Alfonso ci sarà spazio per le domande che tantissimi hanno postato in questi giorni sull'evento di Facebook, oppure anche se ce ne sarà, quindi ce ne sarà la possibilità, domande che vorrete porre qui direttamente dalla platea. Detto questo, anch'io cedo la parola a quello che continuo pure io a chiamare sindaco Luciano D'Alfonso, perché diciamo che dopo di lui c'è stato il sindaco da no. Un grande silenzio. Ora Luciano D'Alfonso. Io vi ringrazio molto, vi chiedo ancora scusa per il ritardo con il quale mi sono presentato, però come ho detto non sono stato in un albergo a coltivare il desiderio individuale. Sono convinto che il desiderio collettivo ha valore e produce anche spingimento all'economia della Regione Abruzzo. Noi siamo convocati tutti il 9 di marzo per le primarie. Che valore hanno queste primarie? Poi affronto il tema della regione e anche le questioni che ha sollevato il bravo sindaco Luciano Di Lorito. Queste primarie diciamo che hanno un valore sia oggettivo che soggettivo. Soggettivo perché mi facilitano un pezzo di lavoro successivo, perché è come se stessi preparando, diciamo, l'anno scolastico che verrà studiando l'estate. Mi ritrovo questo giro impegnativo che sto facendo in Abruzzo, avendolo già fatto in altra veste negli anni passati. E ho trovato in giro molta erba alta, l'ho dovuta sfalciare per ricostruire rapporti che sono convinto sono rapporti nutriti anche da stima e da fiducia nei confronti della comunità politica della quale tutti noi facciamo parte. Però difetta il dato organizzativo che soltanto la presenza fisica riesce a rimediare e a risolvere. Noi andiamo a votare il 9 di marzo e questa stagione vissuta per le primarie produce anche uno scuotimento di idee, un aggiornamento dell'agenda, la raccolta anche di suggerimenti riguardanti priorità, emergenze. Oggi alla Ciano mi hanno inondato di problemi riferiti alla sanità. Questa dimostrazione che del DASH del quale si parla anche nella televisione pubblica abruzzese, e cioè il DASH sanitari sanata,
non corrisponde poi a quello che si trova sotto casa, perché io ero abituato a Pescara che il più alto numero di raccomandazioni che ci si chiedeva era riferito alla collocazione cimiteriale. I cimiteri, il grande tema della città di Pescara. Poi un po' di diagnostica, e al terzo posto qualche suggerimento per il lavoro che non c'era. A Lanciano mi hanno inondato per questioni riguardanti la sanità, non la difesa della scatola ospedaliera. Fai in modo che quando abbiamo bisogno di cura scatti la reazione del sistema, giusta, veloce, premurosa, appropriata. Vedete, io sono implacabile su questo discorso tante volte col vostro sindaco emerito, il mio amico Donato Renzetti. L'Abruzzo non ha mai conosciuto il regionalismo, salvo qualche stagione. Con Giustino Pacetto fu una intuizione a proposito del ruolo che doveva avere Pescara rispetto all'Abruzzo e L'Aquila rispetto all'Abruzzo. Poi abbiamo avuto un'altra stagione di regionalismo con la presenza di Mattucci, se non altro perché diede luogo alla prima legge di programmazione economica in Abruzzo, la cosiddetta 92 dell'88, che poi fu quella che fece cadere la giunta del 90, un Teramano che lascia un involontario rispetto all'altro Teramano. Quello che arrivò dopo, del quale non faccio il nome per riguardo alla condizione che sta vivendo adesso, perché sta molto molto male, diceva basta la volontà politica, si può fare tutto. Invece Emilio Mattucci disse no, noi dobbiamo tenere conto delle caratteristiche del suolo, del luogo della produzione, delle sue specificità, e cercare di declinare strumenti che aiutino le diverse caratteristiche abruzzesi a liberare il meglio di sé. Io non scriverò né dirò mai che voglio unire l'Abruzzo, io voglio distinguere l'Abruzzo, lo voglio distinguere in chiave internazionale e voglio anche che le singole particolarità dell'Abruzzo trovino gli arnesi, gli strumenti, gli investimenti, gli accompagnamenti dalle politiche regionaliste in maniera tale che possano dare il meglio di sé e il massimo di liberazione di potere. La regione ha conosciuto una rivoluzione. Nel 2001 le regioni d'Italia sono diventate degli stati. Noi non ci abbiamo creduto, probabilmente, tant'è che non abbiamo preteso l'utilizzo di quei poteri straordinari, giganteschi, sopravvenuti alle regioni. La regione oggi può legiferare, ancora oggi, in materia di banche, in materia di infrastrutture, di approvvigionamento energetico, di attrazione industriale, di formazione ed educazione, di politica agricola lo sapete, di sanità lo sapete, di turismo lo sapete, ma probabilmente non è noto che la regione può addirittura fare pezzi di politica estera sul piano della cooperazione internazionale. Dentro questa cornice di rivoluzione dei poteri, delle competenze, si chiamano per grande parte competenze legislative concorrenti e per una parte competenza esclusiva, Regione Abruzzo non si è mai fatta notare nell'operare l'utilizzo di questi poteri. Oggi ho appreso da un operatore del settore che veniva in macchina con me che il sistema Abruzzo sul piano dell'energia idroelettrica vale 2,5 miliardi di euro. La produzione di energia idroelettrica che viene posta in essere dal sistema Abruzzo con tutto ciò che Dio ci ha messo di vallate e di acque che scendono e che salgono, vale come valore economico 2,5 miliardi di euro. Un sistema di intelligente prelievo rispetto a questa ricchezza che deriva da ciò che Dio e i nostri padri ci hanno lasciato, secondo voi è una cosa intelligente da farsi o no? Secondo me è da farsi, con la correttezza e l'appropriatezza delle norme. Se noi provassimo a organizzare una forma di trattenimento di questa ricchezza pari al 10%, aiutatemi voi, sono 250 milioni di euro. Io penso e credo ad una politica regionalista che si inventa le risorse finanziarie, utilizzando le risorse normative. Ad oggi non c'è stato utilizzo di risorsa normativa per guadagnare spazio sul piano finanziario per attivare politiche attive all'indirizzo dello sviluppo. Perché è successo quello che è successo? Non perché qualcuno non ha voluto farlo, non ci si è pensato per mancanza di idee. Succede in politica questo.
A Bussi, tanti anni fa, vinse una coalizione di persone che erano animate dall'estraneità. Donato, mi interessa la tua attenzione perché ti assumo come il mio discussore, diciamo, attento. Come il mio discussore di altri. Si sta verificando che l'estraneità sia una qualità. Eravamo abituati che l'esperienza fosse una qualità, invece sta diventando una qualità l'estraneità. A Bussi, in un certo periodo, si misero insieme una serie di cognomi, siti della città individuati a ragione, ogni persona dal cognome importante venne individuato nel sito della cittadina importante, per cui questo gruppo di candidati, tutti estranei, non forestieri rispetto alla città di Bussi, erano estranei rispetto alla politica, si candidarono scientemente, si misero insieme sapendo che potevano contare su una bella gonfiezza elettorale, vinsero le elezioni. Dal primo giorno della vittoria, per 6 mesi, non seppero cosa fare. Siccome erano ragazzi onesti, persone oneste, disse, non abbiamo più nulla da fare. Dopo 6 mesi rinunciarono. Una vicenda del genere è successa pure ad altri, dove il sindaco si innamorò e se ne andò. Non so se lo ricordate. Ecco, io penso che grosso modo in Abruzzo è accaduto questo. Dal 1990 sono sopravvenute una serie di figure tutte animate o dall'alta relazionalità lavorativa, per cui uno medico riusciva a fare sintesi di una tale grandezza in un medico elettorale, per cui poteva permettersi di imporsi come leader. Poi c'è stata un'altra circostanza che la voglio scavalcare, poi un'altra circostanza frutto di astuzie, di meccanismi numerici che hanno prodotto l'arrivo di costui che non c'entrava per nulla con l'Abruzzo. Poi abbiamo avuto il terremoto e poi abbiamo avuto una presenza fisica irresistibile sul piano dell'estetica, che è dato anche questo a volte nei contesti. Mi hanno spiegato che un signore, anche influente, di Celano, non ha potuto essere candidato perché non aveva i canoni di estetica, un'eccessiva abbronzatura, un rapporto non giusto tra zigomi e la posizione degli occhi, hanno fatto preferire altri. Quando succede che la classe dirigente elettiva di vertice viene individuata per ragioni, diciamo, di affiatamento estetico, poi ti possono mancare le idee. Io dov'è che metto l'indice? L'Abruzzo avrebbe potuto godere, dopo aver sofferto per il terremoto, del terremoto del 2009. Nel 2009 noi abbiamo avuto una delle più grandi vicende capaci di scuotere la minorità abruzzese sul piano demografico e del PIL. Voi sapete, le regioni contano rispetto a Palazzo Chigi o a Bruxelles in ragione di due fatti: o la densità demografica, la Campania alza la voce, viene ascoltata per la sua densità demografica, la Puglia ha avuto il recupero del ritardo ferroviario per la potenza demografica della Puglia e per la grandezza del suo suolo, la Sicilia. Oppure la Lombardia, quando alza la voce, viene ascoltata perché fa 550 mila miliardi di vecchie lire di PIL e dunque conta. Qual è il terzo fattore, ragione del quale si può contare in Italia e in Europa? Se non succede una tragedia. E così. Noi abbiamo avuto due tragedie, non una. Il terremoto e l'altra tragedia è stata la discarica dei Bussi, che ci fa uno spazio territoriale del sistema europeo tra i più inquinati d'Europa. In ragione di questi argomenti tu puoi organizzare una combattività, una resilienza nel combattimento, cioè puoi pannellianamente pretendere di essere ascoltato. Se però hai le cose da chiedere, se cioè hai un dossier preparato, l'Umbria e le Marche col terremoto hanno rifatto le pareti e hanno ricostruito l'economia. Tra l'Umbria e le Marche, oltre agli elementi verticali murari, è rinata una struttura viabile che si chiama Quadrilatero, che oltre a organizzare i flussi delle macchine, organizza anche l'arrivo delle imprese che investono, organizzando tappeti di siti industriali capaci di attrarre in maniera sartoriale chi vuole investire. Cari amici, amici di Scultore, che io ho in alta considerazione perché voi siete stati capaci di vincere e di rivincere,
E per me la classe dirigente si pone in essere quando si vince e si rivince. Non quando si vince una sola volta, quando si rivince pure, perché lì si cristallizza il giudizio favorevole. Cari amici di Scultore, noi dobbiamo fare in modo che in Abruzzo finalmente vada in onda il regionalismo. Il regionalismo è la piena consapevolezza dei punti di forza del territorio, della vita delle persone e delle imprese, ed è la piena contezza dei poteri dell'ente regione. La cucitura di questi due dati, dell'ordinamento regionalista e della forza della comunità della vita regionale, dà luogo alle politiche che hanno fatto fare passi in avanti nell'altrove dell'Italia. Io sono severo, non l'ho mai visto questo in Abruzzo, salvo alcuni sprazzi dei quali pure parlerò. Che c'è da fare in Abruzzo per ritrovare la via maestra? E che cos'è la via maestra in Abruzzo? Mettiamo un'algebra a ciò che vale. Il primo dato che vale in una regione, in una stagione di guerra non guerreggiata, qual è la condizione che noi viviamo, è la natalità imprenditoriale. Anche qui mi trovo a interrompere con il mio discussore, che è stato anche sindacalista. In questa regione noi dobbiamo far riprendere il desiderio dell'investimento economico. 129.000 imprese ci sono in Abruzzo, noi dobbiamo portarle a 150.000. Mi si dice col grigiore della pigrizia, ma mica basta la numerosità imprenditoriale per descrivere il benessere. Intanto, se c'è la numerosità imprenditoriale, può accadere che le imprese, in più che ci siano, possano irrobustirsi, ingrandirsi, internazionalizzarsi ed essere anche capaci di quella qualifica che si chiama la produttività. E quando c'è la produttività, perché si azzecca l'innovazione di processo e di prodotto, si conquista il mercato e si fanno le commesse. Se aumentano le commesse, aumenta il bisogno di impiegare forza lavoro. Quindi c'è bisogno di aumentare la famiglia degli imprenditori che investono. Per determinare questo, non potendoci mettere noi i soldi, che sono la risorsa finanziaria tradizionale, che perde sempre più terreno nel mondo, che ci dobbiamo mettere? La risorsa normativa e amministrativa, cioè le facilitazioni. In Abruzzo noi dobbiamo edificare la regione più facile d'Europa, nel senso che chi viene qui sappia, deve sapere che prima di tutto c'è la risposta favorevole sì, e poi si chiede la domanda. La risposta è sì, con una pubblicità di un albergo noto, torno sugli alberghi, di Roma, si chiama Flora Hotel. La scritta è: Mario, Flora Hotel. La risposta è sì. Qual è la domanda? È rivolta al cliente, anche il territorio dei clienti. Un cliente del territorio, chi vuole investire? Un altro cliente, chi ha deciso di viverci? E non può essere che sotto la casa edificata con generazioni di sacrifici ci siano morsi di un dissesto idrogeologico che intere generazioni di questi regionali non hanno mai affrontato, se non con i fiorellini. Guardate, l'assessore regionale dei lavori pubblici è un galantuomo che al 99% si candida con noi, è una brava persona gradevole, che prende i voti, vuole bene al suo popolo, vuole bene all'Abruzzo, vuole bene anche a noi, a voi gli spoltori, vuole bene. Ma non è così che si gestisce il rischio del dissesto idrogeologico, organizzando a tutti 500.000 euro a testa. L'ultima volta l'ho stoppato io, la ridazione di 500.000 euro a testa. Quindi fermati, perché non va bene. E ho dovuto dire una cosa in più affinché si fermasse questa logica, che è una logica degli anni 70, dei tempi di Carlo Sprecacelli, di quando c'è nessuno si faceva la barba. Adesso c'è bisogno di fare interventi mirati che per esempio dichiarino guerra a 16 aree a rischio idrogeologico che rischieranno di fare sprofondare l'Abruzzo, perché in Abruzzo si perde l'acqua dovunque, ma non l'acqua dei tubi dell'Aga che c'è o non c'è, l'acqua che nel rapporto cielo-terra si disperde se non ci sono le politiche di ricaptazione delle acque. Noi abbiamo 16 aree a rischio idrogeologico che hanno festeggiato 10 compleanni e che rischiano di aggredire suoli abitati e suoli liberati, e non c'è nulla. Non è che si fa qualcosa e poi il resto si fa dopo, non c'è nulla. Poi ci meravigliamo che arrivano le sorprese o da Sant'Emilio dall'alto oppure da sotto come scuotimento del suolo. Allora noi dobbiamo fare in modo che in Abruzzo ricominci una cordialità
tra chi ha il potere di dire sì con le procedure e chi vuole investire per un progetto di vita imprenditoriale che produce ricchezza. Io mi candido per fare il presidente della regione, per fare sì che a ognuno che vuole investire gli si dice sì in 2 giorni, non in 30 giorni. C'è un decreto vigente che si chiama decreto del fare, convertito in legge, che parla di procedure sperimentali della pubblica amministrazione a favore delle imprese. Io su questo decreto ci costruirò il cammino dei treni abruzzesi nel senso dell'economia. Vi faccio prima un giro presso le procure per spiegare che è una legge vigente. Ma la procedura sperimentale della pubblica amministrazione è un prodotto sartoriale su misura delle esigenze delle imprese, cioè c'è la denormativizzazione dello Stato a favore dell'impresa. Noi saremmo, se fossimo nell'Ottocento, in guerra per la caduta verticale di fiducia che c'è. La guerra produce il sangue della spada, ma produce l'azzeramento della fiducia. E noi oggi siamo a questo livello, ecco perché lo Stato ha pensato a leggi straordinarie per reincentivare l'investimento, lo sviluppo, la crescita. Secondo dato, noi dobbiamo fare in modo che il personale umano che va alla ricerca di lavoro venga aiutato a perfezionare la sua abilità lavorativa, cioè la sua occupabilità. Mentre nel 48 si è scritto che c'è il diritto all'occupazione, nel 2014 bisogna declinare quel diritto non all'occupazione, ma all'occupabilità, che significa ogni persona che avrà diritto di accesso alla cittadinanza lavorativa deve essere aiutata ad avere una formazione all'altezza, competitiva, e cioè riempiamo il vuoto che c'è tra la formazione teorica e quella pratica del fare. L'accesso graduato deve essere consentito al figlio del medico, al figlio del notaio, al figlio dell'avvocato influente, ma anche al figlio del contadino di Pianofara di Rosciano che ha le guance logorate dal sole. E come si fa? Stage, tirocini per tutti. Come si fa a fare questo non avendo le risorse economiche? Io una proposta ce l'ho, praticabile. Organizziamo la premialità per le imprese che ospitano presso di sé stagisti e tirocinanti, e cioè se un'impresa non ha ospitato presso di sé parametricamente rispetto a quello che è il suo fatturato un certo numero di stagisti e tirocinanti, quell'impresa non può partecipare ai bandi della regione. Guardate, noi siamo figli di Delors. Io non sono figlio dell'America. Noi, anche voi, siete figli di Delors. E abbiamo un'idea di Europa che non crea soltanto la corsa, ma anche la solidarietà, anche la responsabilità sociale. La responsabilità sociale d'impresa non è l'impoverimento dell'impresa, è la chiamata in causa anche dell'impresa nella costruzione della città dei diritti. Io dico all'impresa: io non voglio nulla di più da te, ma siccome anche tu hai bisogno di risorsa umana in più se ti aumenta il fatturato, ti voglio fare una proposta. Anziché fare un colloquio di 13 minuti per scegliere chi ti serve, ti chiedo e proponiamo di fare un colloquio di 180 giorni. Non 13 minuti, 180 giorni. E i 180 giorni vengono consentiti a tutti, a tutti. Per la fase iniziale grigliamo ai più bravi e ai più bisognosi. E poi lo facciamo fare a tutti, perché esiste un tema anche di procedura da definire, di tutor da trovare. Per i tutor sapete che cosa propongo io? E poi torna agli argomenti ancora più impegnativi. Le persone uscite dal sistema lavorativo produttivo che hanno 65 anni di età, da 65 a 70 anni possono fare il tutor a gratis con forme di riconoscimento della saggezza. Quando io vedo il dottor Di Fonso della Fater, che è il direttore dello stabilimento, è bravissimo quello, quando fa 65 anni è un peccato metterlo alle panchine del giardino o far fare l'autista al camion di D'Alfonso. Colaci mi ha detto: voglio fare l'autista al tuo camion. Colaci insegna 10 generazioni di presuntuosi come si fa il direttore dell'ufficio regionale del lavoro. Colaci a 65 anni, fino a 70, può fare il tutor per i tirocini dei giovani. E lui lo vuole fare donandosi, perché c'è un tempo della potenza realizzativa lavorativa e c'è un tempo della saggezza, che per esempio in Inghilterra viene rimesso nel circuito della comunità. Guardate, innovare mica significa cambiare volto. Innovare significa pensarla diversamente su come si reperiscono le risorse. Una risorsa umana di bravura incentiva e spinge in avanti la ripresa dello sviluppo. Noi dobbiamo fare in modo che in Abruzzo ricomincino i grandi cantieri,
le infrastrutture della mobilità e dei flussi. Dobbiamo fare in modo che non si spenda nulla di inutilmente. La manutenzione del porto di Pescara costa esattamente 11 milioni in più di quello che serve. Il lavoro di pulitura del porto di Pescara vale 2 milioni di euro, noi lo paghiamo 13, per i fondali inquinanti lungo il fiume, perché una generazione di mandriani non si è mai fatta carico di occuparsi degli scarichi inquinanti del fiume. Quegli scarichi inquinanti del fiume hanno prodotto l'ammaloramento tumorale dei fondali, che produce poi la vendetta sul porto. Facciamo in modo da recuperare le risorse per poi recircuitare in termini positivi. Allora io propongo, per quanto riguarda le grandi infrastrutture di questa regione, un patto con le regioni limitrofe, sapendo ormai che da sole al massimo si fanno le feste di compleanno, insieme si fanno le politiche di sviluppo. Allora, grandi infrastrutture della gomma insieme a Marche e Molise, grandi infrastrutture del ferro insieme a Marche e Molise, ma le grandi infrastrutture della gomma anche insieme all'Umbria e al Lazio, per la città dell'Aquila e la provincia dell'entroterra. Noi dobbiamo ritornare a una piattaforma che sta dentro a un progetto che si fa carico di organizzare anche la velocità. Io mi metto a ridere davanti alle proposte di Pagano, del quasi Costantini e di qualche altro che hanno detto che quello che serve all'Abruzzo è fare una città gonfia di 400.000 abitanti. C'è soltanto l'analfabetismo progettuale può pensare a questo. Proviamo a dare retta a questo progetto. Anche un galantuomo che a me sta simpatico di Pescara, un professore di economia che è molto generoso col centro-sinistra, è convinto che serve una città di 400.000 abitanti. Tu hai capito chi è? Eh? Nico. Il problema è che già c'è. Sì, sì, però parliamo. Il problema è che già c'è e che non hanno capito che c'è. Adesso ne parliamo un attimo. Se hai capito. Sì, sì. Perché? Come no? Allora, valutiamo che noi incentiviamo la nascita di questa città di 400.000 abitanti, tutti con lo stesso foglio anagrafico, tutti con lo stesso impiegato all'ufficio anagrafico che rilascia questi patentini. Tu sei di Pescara e solo di Pescara. Ma fossimo noi la città di Ur, di cui parla la Bibbia, nella quale città di Ur tutti i cittadini devono stare dentro quelle mura perché devono fare la guerra. Allora i cittadini non stavano dentro le mura e avevano quel nome, quei cognomi, quei soprannomi, quel sangue, quel taglio di capelli, e allora facevano la guerra tutti contro gli altri. Ma siccome la guerra noi non la dobbiamo fare più, né dobbiamo fare quello che si è pensato nel 48, quando il luogotenente fece un provvedimento che diceva: in assenza di soldi e di personale, i comuni possono pretendere l'assunzione diretta della forza fisica dei cittadini maschi per pulire le strade dalla neve. Questo è un provvedimento mai revocato che il sindaco di Campobasso, Gigi Di Bartolomeo, senatore notissimo, proprio notorio, dice: ah, ci sta sta legge, allora la uso a dicembre. E non mi pare poco, dice lui, una cosa di questo tipo. Avere tanti cittadini significa poter chiedere alle braccia dei cittadini maschi l'assunzione forzosa della forza fisica. Ma stiamo scherzando? Io mi sento cittadino di Spoltore. Se voi fate, mi permetto di dire, Spoltore Ensemble 100 volte meglio di come si è fatto o si farà nel futuro, non so come vi riuscirà con le risorse che avete, oppure la chiesa bellissima patronale che avete è così straordinariamente attrattiva, io mi voglio sentire cittadino di Spoltore, al di là del fatto che l'utero di mia madre mi abbia fatto nascere a letto con orpello e poi mia moglie ha voluto sposarsi non so dove e i miei figli hanno voluto avere casa non so dove. Io sono cittadino di una piattaforma ampia nella quale io scelgo di volta in volta dove ricevere i servizi migliori. Consumo i baci sul fiume Pescara, studio a Terno, vado a consumare la cena a Moscufo, dormo a Francavilla e passeggio, che vi devo dire, a Cepagatti. Quello che conta del territorio è la capacità degli spostamenti, dei flussi, dell'andirivieni qui e lì. A me che l'azienda nasca a 70 km di distanza non mi fa nessuna differenza, l'importante è che io ci possa arrivare a quella città dove c'è l'azienda che mi dà lavoro. È superato il concetto dell'appartenenza anagrafica, non vale più niente, né si può pensare che la fiscalità dell'appartenenza urbana regga le politiche dei comuni. Hanno capito male anche quello che ha detto Moretti. Moretti ha detto: se non ci sono le grandi città, io non posso portare il potenziamento ferroviario.
Facciamo le alleanze. Facciamo le alleanze. Io il tonnellaggio che non ho per il porto di Pescara, per insediare l'autore di Portuale, me lo trovo con i porti vicini. L'importante è la visione. Sapete qual è la rivoluzione di cui ha bisogno l'Abruzzo, Pescara, Spoltore? È quella dei trasporti. Il cittadino deve avere la facilità di andare dove ha bisogno di andare. Londra è Londra, non perché c'è un super impiegato anagrafico che fa le carte di identità. Perché a Londra c'è la metropolitana, c'è la ferrovia, c'è tutto quello che consente la facilità dello spostamento. Ma io voglio accettare anche la polemica di chi l'ha voluta attivare. Proviamo a pensare che nasce un super municipio, Pescara. Tutti gli altri municipi scompaiono. Sapete che succede quando tu gli togli anche la democrazia ai lunghi e vasti luoghi, ai lunghi e vasti territori? Che nelle estremità dei territori ci arrivano i draghi, Polifemo, i dinosauri, ci arriva il degrado e la devianza. Ma vi ricordate voi quando 8 anni fa, a distanza del centro urbano di Rosciano, si stabilirono i colombiani a produrre la droga? A produrla, non a consumarla, che secondo alcune culture politiche è anche un diritto individuale, a produrla, a coltivarla. Quando la municipalità si rattrappisce, scompare, e ce n'è uno solo per un territorio vastissimo, e questi sono esempi già accaduti in Belgio, per esempio, dove i comuni sono liquefatti, asciugati, e sono arrivati alla fusione di uno solo, la grande realtà rimasta senza municipio diventa una landa desolata di periferia, dove si spengono anche le luci. Ma la democrazia, attraverso le sue istituzioni, produce anche guardiania, produce partecipazione luminosa, coinvolgimento, riparo, starei per dire manutenzione democratica, premura. Attenzione a innamorarci delle questioni. In Italia siamo stati capaci di innamorarci anche del cacao meravigliato che non esisteva ai tempi di Renzo Arcore. A Palermo fiumi di persone bussavano per sapere dove si vendeva il cacao meravigliato. In Italia ci siamo innamorati del fatto che la banca per funzionare doveva essere grandissima, lo ricordate voi? Poi ci siamo accorti che la banca grandissima aveva i soldi elettronici e non quelli reali, e alle imprese invece servono i soldi reali e non quelli elettronici. Adesso si dice che le banche che sono capaci di fare servizi sono le casse rurali, sono quelle capaci di prossimità. Donato Di Matteo conosce bene questo mondo delle casse rurali, perché l'altro giorno ha fatto una bella manifestazione con il presidente di una riuscita cassa rurale che stava proprio in prima fila. Oppure si è detto, la sicurezza sul territorio la si costruisce non con una caserma su ogni comune, ma dobbiamo fare le superstrutture centralizzate e poi, quando c'è bisogno, questi fanno il pronto intervento. Alla fine esce un generale dei carabinieri che ha studiato più degli altri, che dice no, la sicurezza è anche la sicurezza percepita, per cui dobbiamo rendere visibile la sicurezza, quindi ricominciamo a fare le caserme. Evitiamo la moda solo sugli abiti, sul taglio dei capelli, ma non sull'organizzazione delle infrastrutture. Riflettiamo, la Chiesa non ha mai sbagliato, perché prima di innovare evita, mantiene fuori del cancello la moda. Loro dicono il Vangelo non si deve adattare al secolo, è il secolo, il tempo che passa, che si deve adattare al Vangelo. Noi, se abbiamo delle coordinate di centralità e di fermezza, evitiamo di spiegazzarle e di strapazzarle. Stabiliamo una regola: la modernità di un territorio è stabilita dalla velocità degli spostamenti, la qualità dei rapporti umani è stabilita dalla lentezza e dalla pienezza dei rapporti umani. Insomma, io voglio la velocità dei trasporti e la lentezza dei rapporti umani, la lentezza che consente la pienezza dei rapporti. Ma è la facilità dei trasporti che fa la civiltà di un territorio. Noi siamo fermi a 25 anni fa. Io adesso non voglio fare il venditore di frigoriferi, perché non mi spetta, qualcuno potrebbe fare pure l'avviso di garanzia, ma l'unico che ha adottato una iniziativa degna di questo nome sul piano della trasportistica è stato lui, tra l'altro da medico, quando ha fatto l'assessore dei trasporti, che ha concepito un sistema di trasporto metropolitano che allungasse la città metropolitana, ma non nel senso della edificazione di un trono verticale, nel senso dell'aumento della facilità trasportistica. Concepì l'estendimento fino a Scafa della facilità di spostamento ferroviario attraverso il raddoppio del binario, che consentisse il passaggio di un minuetto che facesse la funzione di un autobus che, anziché correre sulla gomma dell'asfalto,
che non trova la sala dedicata correva sul binario che ha la sala dedicata. Perché la ferrovia è meglio dell'autobus? Perché la ferrovia garantisce la velocità commerciale, l'autobus si sconde con gli altri mezzi che entrano in conflitto, e sarà il problema della filovia di Montesilvano per quanto riguarda tutte le interconnessioni che ha. Il problema di quella filovia sarà la capacità di servizio. Là si calcola che dovrebbe a regime portare 800 persone all'ora, e nessuno ha mai risposto alla domanda di quanto costa. Guardate che ormai il tema dei costi è un tema che ci deve accompagnare sempre. Quanto costa quel servizio? Perché alla fine ci converrebbe quasi darglielo non so come, per farli camminare a piedi, tutto quello che costa magari la manutenzione a pieno regime di quell'infrastruttura. Mi avvio ai temi più direttamente concentrati sullo spoltore. Spoltore, io vorrei, e lavorerò affinché questo accada, che diventasse una città servizio rispetto all'area metropolitana. Una serie di funzioni che a Pescara possono essere delegate a Spoltore. E Pescara si salva se delega. La Confcommercio degli anni Ottanta, quella aggressiva, diceva dentro le mura di Pescara tutto. Noi invece dobbiamo ribaltare. Pescara si deve prendere il filetto del tempo della vita metropolitana, non tutto. Tutto il resto va delegato alle città limitrofe, anche andando oltre il concetto di provincia. Un pezzo importante a Spoltore, un pezzo a Montesilvano, un pezzo a San Giovanni di Latino, un pezzo a Francavilla. E nella dazione di queste funzioni e nello scorrimento delle funzioni che si riorganizza una piattaforma che va oltre l'idea della città murata e si parla di città relazionale. Un grande studioso di Pescara, che è De Rita, che verrà lunedì a parlare di Europa e di cittadinanza europea, alla domanda fatta da me con un libro in mano: caro presidente De Rita, Pescara che deve essere? Lui mi ha risposto: se si mette in solitudine non vale nulla, se si mette in relazione conta più di tutti. E noi dobbiamo relazionarci cedendo funzioni progettualmente. Ma noi di una serie di edifici scolastici potremmo farne a meno, cederli a Spoltore e stabilire poi un potenziamento dei trasporti, perché a Pescara è impedito financo il saluto della mamma al figlio quando scocca l'ora della campanella. La mamma deve quasi lanciare il figlio come un pacco dentro la scuola perché non c'è la possibilità di salutarlo. Venditti impazzirebbe se sapesse che le mamme non possono salutare i figli alle 8:30 di mattina. C'è tutta una giostra velocissima dove la gente appare esaurita già alle 8:30 di mattina. Questo evoca un ripensamento anche urbanistico. Io mi auguro che il candidato sindaco che vince non sia un candidato sindaco che si voglia far riconoscere perché arrivi per primo allo stadio o perché arriva per primo al teatro, perché c'è stato anche questo nelle città, nelle attività teatrali, mettiamola così. Deve essere un candidato sindaco che ce la pensa a lasciare il segno a quella città e a quest'area metropolitana. Una serie di scuole vanno delocalizzate, una serie di uffici verticali pubblici vanno delocalizzati. Noi dobbiamo fare un grande patto sul fiume, perché questo sistema urbano è nato prendendosi la denominazione dal fiume. Il fiume a Terno Pescara deve essere la più grande infrastruttura del tempo libero e del turismo della città di Pescara e della provincia di Pescara. Noi invece abbiamo 116 scarichi abusivi sul fiume a Terno Pescara e noi abbiamo la responsabilità per il fiume. Noi dobbiamo fare in modo che la sanità a Pescara, che la vede giacimentale la sanità, tutto quello che deve accadere dalla diagnostica alle prestazioni da acuzie accada con la cura delle coccole verso il paziente. Guardate, si può fare, perché l'hanno fatto anche nel Veneto. Flavio Tosi, mio amico assessore alla sanità del Veneto, oggi stimato sindaco di Verona, votato da tutti, mi ha detto: io ho azzerato i tempi delle liste d'attesa facendo in modo che si allungassero i tempi di lavoro dei macchinari, della tecnologia che è stata comperata e pagata anche un po' di più di quello che valeva, con medici bravi tipo quelli che ci ritroviamo noi. Il di più che ci deve arrivare è l'organizzazione. Fare in modo che lavorino H24 le macchine e che vengano incentivate le ulteriori prestazioni orarie del personale che c'è. Così si azzera. Anche perché, guardate, se noi chiudiamo un occhio sul bisogno di diagnostica,
politica, non è che il cittadino non ce l'ha più il problema, quel problema si incancrenisce nella quantità di persone che hanno la patologia e poi magari se ne vanno altrove a cercare il prodotto salute, con oneri finanziari che si scaricano sul nostro bilancio. Noi dobbiamo anche sul fronte della sanità ragionare sul piano della competizione con le altre regioni. Le Marche ci stanno demolendo sul piano finanziario. I circa 250 milioni di euro l'anno che paghiamo di mobilità passiva, nella grande parte è attrazione da parte delle Marche, quando noi abbiamo un personale di grande valore, come sa Donato, ma sapete anche molti di voi. Noi abbiamo ad esempio il primario di pneumologia di Chieti, Fernando De Benedetto, che è uno che può insegnare a mezzo stivale come si fa la pneumologia. Abbiamo la tradizione di dermatologia oncologica dell'Aquila, che è eccellente. Abbiamo la cardiochirurgia a Chieti, ma abbiamo l'ematologia a Pescara, abbiamo la chirurgia vascolare a Teramo, la neurochirurgia dell'Aquila vale tanto. Quella di Teramo è al seguito, quella di Pescara si sta facendo un bel nome. Però abbiamo la senologia di Ortona, è diventato il bersaglio della gelosia di alcuni ristoratori che si occupano della sanità abruzzese, perché soltanto chi ha una visione di una progressione di carriera che si fa nella sanità dentro i ristoranti può ragionare nei termini dell'uccisione dell'autonomia di Ettore Cianchetti a Ortona, che va portato con una bandiera. Io mi impegno davanti a voi, davanti alle donne che sono qui e davanti ai mariti delle donne che sono qui, che Cianchetti diventerà una garanzia della capacità di organizzazione dell'Abruzzo. Io mi impegno con tutti quelli che ne sanno più di me su questo fronte, io rivendico la tecnica organizzativa della mia esperienza decisionale, a fare sì che in Abruzzo ci sia una grande cura organizzativa sulla capacità di produrre salute, e la salute deve essere resa certa davanti alla patologia ma anche davanti alla fragilità. Non è soltanto la patologia che deve fare scattare la reazione del sistema, anche la debolezza, la fragilità. Noi abbiamo in Abruzzo 350.000 anziani ultra 65 anni, 100.000 di questi sono soli e senza reddito adeguato pensionistico. Le politiche sociali, i servizi sociali devono essere capaci di cucirsi con il seguito ad alta densità medicale che è capace di offrire il nostro sistema sanitario, ma va organizzata una visione, un progetto di attenzione e di premure. Insomma, questa regione, poiché ne siamo pochi, può prendere in braccio le persone, le può coccolare. Mi dice Piero Bassetti di Milano, che mi vuole e ci vuole molto bene, che è stato il migliore presidente della giunta regionale d'Europa, ha fatto il presidente nel 1970, adesso fa il suggeritore di tutti quelli che fanno i presidenti, ha 84 anni. Mi dice, ma lo volete capire che in Abruzzo la vostra debolezza può essere la vostra potenza, il vostro essere pochi vi fa percepire come un'unica città e vi potete divertire con i grandi poteri dell'interregione a costruire una comunità irripetibile. Guardate che anche per fare attrazione di investimenti, la San Carlo decide di venire in Abruzzo se sa che in Abruzzo ci sta lo spazio, le procedure vengono date facilmente, pacchetti tecnologici e formativi vengono concepiti, se il sindacato non fa la guerra, se i comuni non ce la pensano contro. E poi vogliono sapere qual è la qualità della vita per gli operai, i dipendenti dopo il lavoro, se c'è la scuola, se c'è l'università, se c'è il teatro, se c'è il tempo libero, se il fiume è pulito e se la sanità funziona. Se ci vogliono 40 mesi per una TAC, è un marcatore tumorale 40 mesi per la TAC, cioè non è che il tumore tu lo debba studiare o stimare, è di per sé un dato tumorale che a 40 mesi uno debba attendere per avere un accertamento di questa diagnostica. Io vi rendo certo, cari cittadini di Cuore, che finalmente ci ridoteremo di un piano dell'assetto viabile dell'Abruzzo. Non l'ha mai avuto l'Abruzzo un piano di assetto viabile. Come e dove portano le strade? Quelle regionali, quelle nazionali, quelle provinciali, quelle della bonifica e quelle di significato comunale, che comunque hanno capacità di conduzione e di fluidificazione del traffico, non c'è un piano che descrive questo. Io oggi sono stato a Montazzo, vi avevo detto, ma giorni fa sono stato in paesi sperduti del Teramano, della Marsica. Ci vogliono i cavalli. Io lo dico dovunque vado a parlare, io non so quanti medici sono presenti qui. L'ho detto, l'avete pure sentito dire, ma mi convince molto questa espressione scherzosa. Fino al 1948 i medici, per arrivare a destinazione del paziente,
usavano i cavalli e avevano anche un'indennità contrattuale che si chiama indennità di cavalcatura. L'hai trovata tu questa, no? Te l'hanno detto, perché tu sei giovane. 1948 per i medici c'era l'indennità di cavalcatura. Noi saremo costretti, se non ci facciamo carico della viabilità, che nella zona Messina non ci potremo più arrivare. Quei paesini Farindola, Elice, Civitella, Carpineto, Brittoli, per arrivare a questi paesi la strada sembra martellata, sembra che ci sia un disegno che abbia mattonato l'asfalto. Ma se si continua così, quando ci rimetteremo le mani? Ci vogliono 11 volte la cifra che ci vuole quando è il tempo della manutenzione. Allora, al lavoro. Guardate, io vi assicuro che sarà chi verrà eletto un presidente che non dirà mai non è mia competenza. Io vi voglio rendere certo che dal punto di vista dell'organizzazione della sanità, quando il cittadino avrà bisogno di un intervento di acuzie, verrà preso in braccio dal sistema con una specie di sportello unico sanitario, lo conduce il sistema dove deve andare. Ma uno che c'ha, come si chiama il paese là delle corde della chitarra? Salle. Che c'ha 81 anni, ha pure di avere un problema, diciamo, alla spina dorsale, al femore, si deve fare un intervento ad alta densità medicale. Deve essere quella parte di ospedalità che ha appurato il suo problema sul piano della diagnostica a condurlo poi alla cura più appropriata ad alta densità medicale senza che lui faccia la paliera in flip. Questo lo possiamo fare. E poi a 30 giorni gli deve arrivare una telefonata a casa che gli chiede come stai, come va, a 60 giorni, a 90 giorni, puoi deambulare. Mio fratello si è operato di neurochirurgia al bordo Trento di Verona. Era un bombardamento telefonico a 30, 60, 90 giorni per sapere come sta. Cioè sono coccole. E perché ci riesce il bene che noi non potremmo fare? Che ne siamo di meno. Noi vogliamo mettere in piedi un potere dell'ente regione che esercita il potere e che si fa carico di rispondere alle questioni poste dalla cittadinanza. Perché questo non accade? Per disinteresse, per mancanza di idee, di visione, di progetto. Noi vogliamo essere giudicati dopo 5 anni di governo rispetto a quello che noi abbiamo aggiunto nei confronti di quello che abbiamo trovato. Mai ci permetteremo di prenderci il merito di ciò che la libertà dell'economia produce. Mai mi sentirete dire che l'investimento che fa la Fiat in Val di Sangro è frutto della regione, perché nella regione si trova. Noi ci prenderemo il merito di quello che pensiamo, progettiamo, finanziamo, appaltiamo, inauguriamo, consegniamo. Ci deve essere il dato dell'aggiuntività del pensiero, non l'intestazione di ciò che accade naturalmente nella società. Insomma, io vi rendo certo che con una regione attiva la qualità della vita può migliorare oggettivamente. C'è bisogno soltanto di farlo capire. E quando una regione produce questo livello di risultati, la gente torna a votare, torna il legame, torna il rapporto di fiducia, torna anche il coinvolgimento. Noi nello statuto ci metteremo norme rivoluzionarie. Se per esempio il sindaco impazzisce, non è il caso del sindaco di Spoltore perché è strutturato per non impazzire, ma ci sono sindaci che impazziscono, che si mettono i tacchi e possono pensare che un detrattore ambientale vada sopportato, per esempio a Bomba, che è il paese di uno dei fondatori della produzione, si chiama Silvio Spaventa. Un tale si era messo in testa di fare un grande detrattore ambientale. La cittadinanza ha il diritto di poter di dover intervenire formulando 10.000 firme su un documento tipico che dice: chiedo il riesame integrale della procedura. Ma insomma, a livello nazionale, quando una legge è assurda, il capo dello Stato ha il diritto di rimandare alle Camere. Postuliamo lo stesso diritto a favore dei cittadini quando c'è una cosa seria. In America lo chiamano il recall, il riesame, a seguito di 10.000 firme di una moltitudine di cittadini qualificata che attiva un procedimento tipico. Noi stabiliremo anche il diritto di interpello del singolo cittadino. Ci sono regioni nelle quali, in Europa, non in Italia, in Germania, nel Land della Baviera, un cittadino si scrive che vuole sapere che fine fa l'acqua di risulta dai cumuli di neve. L'assessore dell'Under è obbligato a rispondergli tempestivamente e in verità. Se non gli risponde, gli viene applicata una sanzione economica.
Allora, il diritto di interpello, secondo voi, è un diritto che riavvicina la cittadinanza alla democrazia? Certo che sì. Il diritto che ti fa stare dentro, dentro quella realtà, altrimenti poi accade che arriva un tale, si mette a dire le parolacce e appare lui il rinnovatore. Io so che voi avete un tale qui che quando si è trattato di prendere i voti a misura ha preso 27 voti e adesso fa il parlamentare nazionale della Repubblica. 27-22, questo sarebbe il caso di dirlo, perché guardate, io mi candido per essere votato, io non mi candido per essere assunto, io voglio essere votato a fare il governatore della Repubblica. E voglio le primarie, perché non voglio che nessuno mi benedica. Io la benedizione non la prendo la domenica, la benedizione la deve dare la cittadinanza con il voto alle primarie. Adesso insomma, si coglie che c'è uno che può vincere e due che partecipano, per cui non mi aspetto orde barbariche di persone come è successo quando mi sono battuto l'altra volta con uno sfidante avversario. Però è importante il metodo, il chi va dove. È bene che lo stabilisca la democrazia. Quella legge assurda che fa in modo che un estraneo diventi parlamentare nazionale, io la ritengo la causa dei problemi. Questa è una regione nella quale tutti sapevano chi erano i consiglieri regionali, chi erano gli assessori regionali, chi erano i parlamentari, chi erano gli assessori provinciali. Bene, io chiedo anche a questa comunità che racconta qui, non credo che ci sia qualcuno che conosca tutti i parlamentari. Se c'è qualcuno deve essere uno malato di mente, perché riuscire a individuare tutti i parlamentari che sono invisibili, sono gli UFO. Noi dobbiamo determinare un legame, ma se io vi dico Blumbo, sapete che è una parlamentare? Blumbo. Blumbo è una parlamentare. Lo sapete? Io sapevo che in passato i parlamentari erano risolutori, battaglianti per risolvere. Oggi sono degli elementi di possibile ottimale polemica. Riscopriamo la funzione realizzativa della politica. Io mi candido per fare in modo che Regione Abruzzo realizzi, edifichi, risolve, combatte, battaglia rispetto a dove ci sono le risorse e non avviene la venuta qui. Quando è successo il terremoto, mi sarebbe piaciuto essere o sindaco di Pescara o presidente della giunta regionale. Quei due anni, 2009 e 2010, se noi avessimo chiesto i pettini d'argento per le vergini di Santa Rosalia, ce le avrebbero dati da Palazzo Chigi. Io ho incontrato Prodi all'aeroporto di Bruxelles, era giugno del 2009. Lui mi ha detto, ma perché non chiedete un nuovo obiettivo 1 per l'Abruzzo? Cioè un prodotto economico normativo su misura della condizione delle imprese. E nessuno, mi dice lui, poteva dirmi di no a quel tempo. Strumenti che aiutassero la ripartenza, perché vedete, in Abruzzo, di più in quella zona di come credere, non è il tema delle case. In questi anni l'economia si è ghiacciata lì. Il recupero del tempo chiede strumenti straordinari, soprattutto sul fronte della vita economica, perché lì si corre il rischio che tornano le abitazioni, ma non ci sia la vita, non c'è il lavoro, e le abitazioni senza vita e lavoro è degrado, è abbandono, è periferia che coltiva il degrado. Quando ho sollevato questa questione nei confronti di alcuni discussori dell'attuale governo regionale in scadenza, hanno detto, vabbè, ma l'obiettivo non c'è più. Non era la terminologia obiettivo, era un prodotto adesivo e aderente di tipo straordinario, super flessibile su misura delle imprese, di natura defiscalizzante, di natura accelerante, però non si è voluto ascoltare, non si è voluto ascoltare perché sono mancate le idee. Quando è che uno perde le occasioni? Quella era un'occasione che avrebbe fatto onore a chi le produceva. Quando non ha la visione e l'esperienza, quando si prova lì la prima volta ad avere quella difficoltà. Allora, cari amici, vi chiedo, datemi una mano più il 9 di marzo, battagliate il 25 di maggio, io mi rendo certo che dal 26 di maggio una regione che ha la forma di un camion si insedia dentro ai palazzi dell'ente regione
che per 1800 giorni, 60 mesi, si farà carico di produrre decisioni. Io non mi verrò a chiedere l'allungamento della durata, come è successo adesso. È l'unica regione del mondo che si è allungata la durata e non si capisce la ragione. Tenendo anche conto di quello che è successo in questo periodo di allungamento della durata. Nei primi 4 mesi precideremo il piano dettagliato degli obiettivi, nei successivi 52 mesi adotteremo i provvedimenti, le leggi, le delibere, negli ultimi 4 mesi esibiremo con le fotografie i risultati fatti, conseguiti, raggiunti e faremo campagne istituzionali. Vi chiedo un aiuto, non fatemi produrre nemici. Chi ha entusiasmo nel fare le cose poi volontariamente produce nemici. Io ho voglia di fare bella figura con la squadra dei ministri regionali che verranno insediati dal voto popolare, con la squadra dei parlamentari regionali, e rendo certo in questa bella sala festiva e festosa di Sportore che l'Abruzzo non sarà raccontata dalle 4 città capoluoghi di provincia e basta. Chi racconta l'Abruzzo sono le 4 città capoluoghi di provincia, le città distretto, le città territorio. La vostra è una città territorio, c'è una città che va molto oltre il confine delle mura che sagoma questa città. Le piccole realtà di montagna hanno anche loro una funzione. La bravura della politica quando si fa amministrazione è di scattare tutte le fotografie separate. Oggi quei comuni che ho incontrato, sono stato anche a Pretoria, ho detto alleatevi. Toglietevi dalla testa che potete essere come i comuni degli anni 70 dell'Emilia Romagna, ogni comune si faceva l'impianto sportivo, la zona artigiana, non esiste più quello. Non c'è la condizione, non c'è la praticabilità, mettetevi insieme e poi organizzate il trasporto tra voi. Noi dobbiamo concepire la regione come una città e ogni zona è una specie di piccolo quartiere di questa città. Ogni contesto urbano è un quartiere che si specializza, è irripetibile. Il nome dell'Abruzzo è Abruzzo, il cognome è la regione più facile d'Europa. Qui deve avvenire con facilità il progetto di vita delle persone che vogliono studiare e curarsi, il progetto di vita degli imprenditori che vogliono investire, il progetto di vita dei municipi che vogliono funzionare. Ogni municipio deve avere una capacità di farsi riconoscere. Con questo spirito vi chiedo, datemi una mano, non me ne pentirete, credo che sia anche un fatto di verità che ogni volta che mi sono candidato sono stato eletto, poiché mi applico fino alla soglia della norma per fare in modo che ciò che dico diventi un fatto. Ho avuto tanti aiuti, molti di voi mi hanno votato alla provincia, molti mi hanno aiutato anche alla regione quando mi sono candidato. Vi chiedo adesso di mobilitarvi, al di là delle appartenenze, parlate con chiunque incontrate, perché ne vale la pena. Io ho studiato una vita per occuparmi di questa funzione, ho fatto l'amministratore ripetutamente, ho anche conosciuto il dolore. I miei avversari, pochi, anziché provare a battere sul piano democratico, si sono concentrati ad abbattere dal punto di vista giudiziario. Io non mi vorrei trovare nei loro panni, poiché adesso, con 53 assoluzioni, e con l'onda d'urto che mi viene dalla fiducia, dalla simpatia popolare, non so come si mettono, forse si affideranno al voodoo, alle pratiche, diciamo, quelle del voodoo. Però adesso siamo a questa condizione. Avremo 200 candidati al supporto, 8 liste, 200 candidati che correranno come i folli in giro per l'Abruzzo, e vogliamo vincere tanto. E dalla vittoria, non di misura, ma rilevante, passerà anche una considerazione che ci darà Matteo Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri, poiché io mi aspetto che al prossimo governo che farà Renzi per la Repubblica Italiana un abruzzese diventi Ministro della Repubblica. C'è un abruzzese che si è fatto storia a Roma dedicandosi personalmente, Giovanni Legnini. Io mi auguro di concorrere con tutti gli eletti alla Regione ad accendere una luce affinché l'Abruzzo riabbia un ministro autoctono, sorgivo, nativo. Per adesso abbiamo avuto un pugliese che ha fatto il ministro per conto dell'Abruzzo. Adesso vorremmo avere un ministro nativo dell'Abruzzo che conosce le questioni dell'Abruzzo da decenni. E quando uno conosce le questioni da decenni ha un'animosità positiva che si chiama motivazione, che si chiama resilienza. Quando uno parla con voi e entra a contatto con la carne viva dei problemi che voi dite, quando c'è da battagliare non si ferma, va avanti, è lì la differenza. Se io fossi capo del personale di un'azienda non assumerei mai uno solo per il curriculum, che per me vale il 49%, assumerei per il curriculum e per la motivazione che comunica con gli occhi, che
e la determinazione. Stamattina c'era un'intervista bellissima di un ragazzo di Teramo che ha fatto fortuna in America facendo una bella società di informatica. Io domani ho un colloquio con lui, cerco di convincerlo a candidarsi con noi. Se si candida è perfetto, se non si candida comunque gli affideremo un grande ruolo. Questo è un ragazzo, ha fatto fortuna in America, al pari di altre 100 persone che in giro per il mondo raccontano l'Abruzzo migliore. Quel ragazzo deve stare con noi ad amministrare una società dedicata che si occupi di innovazione. Quel ragazzo è figlio di genitori andati in America, nipote di zia andati in America, nipote di nonni andati in America. Torna con la voglia di fare qualcosa, arriva a Sant'Arti di Teramo. Quello è il livello anche di Abruzzo che noi dobbiamo recuperare. Il Luca De Meo, che sono l'amministratore delegato di Audimondo, alcune personalità che si sono spese con il sangue per aiutare questa terra e per dire: chiedetemi cosa posso fare per questa terra. Ecco, con questo spirito vi dico buon lavoro a tutti, una grande stretta di mano, non vi pentirete. In particolare una che sento molto vicina alla gente a livello di corso, che chiede: si batterà per bloccare gli aumenti dell'autostrada dei parchi difendendo i suoi elettori e l'economia regionale? Allora, mi fa piacere questo argomento. Io invece posso chiedere una cosa, non sono andato sul sito diretta. Vorrei che, siccome io prima non vivevo in Abruzzo, ero stata all'estero, quando sono tornata, ma chi è che c'è qui al comune? Questo ha ristrutturato là, ha fatto quello, tutte cose benefiche, riceveva le persone, e quindi questo mi ha dato, non l'ho visto sotto una buona luce. Quindi ho detto che prendere una persona che si dà da fare, poi invece ho detto tutti congiunti, come la politica, perché la politica è sport, non è fatta solo, non dipende dall'individualità dell'ideale di una persona, dipende da chi si è circondato, perché il sindaco non può sapere, questo lei non l'ha detto, quello che fanno 3.000 o 4.000 secondo di come è composto il comune e tutti gli altri dipendenti, però ho visto girando per la città e osservando da cittadino, quindi quello che lui mi ha detto.